Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo sesto match di questa seconda e ultima semifinale del GSL Codesse stagione 1. Ormai li conosciamo benissimo, Life, sì, Life contro So, pensavo di aver invertito l'ordine nel quale ve li avrei presentati. La mappa è postazione Dedalo, mappa che me la ricordo molto bene perché rimasi sorpreso dall'ampiezza di questa rampa la prima volta che la vidi. E soprattutto dalla posizione delle naga che sono messe in queste posizioni, in pratica non coprono la zona centrale della mappa. Non coprivano, in quanto questa mappa non è più presente già dalla stagione 2 che si è appena conclusa, non è presente nella stagione 3 che è appena iniziata. Vediamo intanto che ci sono zergling virtuali in questa zona. Vediamo cosa ci daranno di fare i nostri amici. Attenzione, abbiamo un 13 gas per So. Probabilmente 13 gas, 14 pull, e probabilmente andrà dopo a posizionare la sua espansione. Questo mi fa venire in mente una partenza aggressiva per So, in quanto Life, essendo sul 3-2, ha un match point in questo match per poter passare alla finale, mentre So deve per forza provare qualcosa di aggressivo per riuscire a vincere questo match ed eventualmente andare al settimo match a giocarsi il passaggio in finale con Life. Vediamo che praticamente abbiamo un 15 aceri, 15 pozza per Life, mentre qui abbiamo abbiamo avuto l'apertura 13 gas, 14 pozza per So. E vediamo, viene completata la pozza in questo momento, completati anche i 100 di gas necessari per la speed. Vengono lasciati due droni su tre al gas. Vediamo che arriva Life, vede che non c'è l'espansione, probabilmente deve cominciare a preoccuparsi. Vediamo che immediatamente viene buttato giù il Vespene per pareggiare probabilmente la ricerca della speed, o forse magari buttare giù un nido dei Beneling prima della speed in modo da avere dei Beneling difensivi. Partono già gli Zergling da parte di So, che probabilmente proverà un nido di Beneling. Sì, sarà un probabile Beneling Burst quello di So, praticamente un all-in. Probabilmente butterà giù anche adesso la sua espansione per non precludersi, no, probabilmente per avere qualche larva in più. Verrà fatto questo cosa. Come anticipato, eccolo qua che non mette giù la speed Life, ma butta giù il nido dei Baneling per poter avere qualche Baneling difensivo. Quasi completata intanto la speed per So, il quale deve immediatamente rifornire il suo esercito di Zergling. Eccoli qua, 8 immediatamente in produzione. Nido dei Baneling completato. La speed che probabilmente si completerà tra poco. Imparatore difensivo da parte di Life per reggere questo imminente attacco che sta per arrivare. Primi due Beneling morfati da parte di So, il quale manda anche il resto dei suoi Zergling e continua a rifornire il suo esercito con Zergling su Zergling. Ha bancato un bel po' di minerali, vediamo se li sbancherà a breve. No, sta addirittura dronando, quindi sarà semplicemente un push abbastanza cattivo. Ci sono anche i primi due Baneling per Life, però i suoi Zergling non hanno la speed. Vediamo se questa cosa potrà essere importante. Passano questi Zergling, si buttano nella linea mineraria. Vediamo intanto che gli Zergling di Life faticano a stare dietro a quelli di So. Ci sono le due regine in questa zona che però continuano a mollare attacchi a gratis. Arriva in questo momento la speed per i Ling da parte di Life, ma deve ancora essere ricercata. Vediamo Beneling contro Beneling. Si gioca tutto sulla presenza di questi Beneling. Se i Beneling di So vengono distrutti, So sarà costretto a ritirarsi, mentre se vengono distrutti quelli di Life, non oso pensare a cosa possa capitare a tutta questa base. Viene fatto fuori un Baneling da parte di Life, ma nel frattempo sono riusciti a passare i Zergling che si buttano in mezzo ai droni, droni che vengono giustamente pullati per far fuori questi Zergling. Andiamo un attimo a vedere tre droni uccisi da parte di So. Rimangono gli Zergling in questa zona. Persi i due Beneling su qualche Zergling qui, probabilmente uno scambio che non è stato uno dei migliori.
Vediamo che So nel frattempo ha semplicemente dronato. Andiamo a vedere il conteggio delle unità. Abbiamo 31 droni per Life, 28 per So. Non è una differenza abissale. È semplicemente stata una partenza molto aggressiva da parte di So. So che nel frattempo sta anche ricercando la tana e la colonia delle blatte, cosa che ormai si è vista praticamente sempre in tutte le partite, anche se in alcune non si è arrivato in tempo ad usare le blatte perché è finita prima. Nel frattempo andiamo a vedere, abbiamo tre gas, quindi è palese la scelta di Life, di So, di voler andare a blatte, come anche per Life che però ha buttato giù i gas e non sta minando, non li sta minando per ora, mentre per So abbiamo questo gas che è minato da solamente due sonde invece che tre. Vediamo se se ne accorgerà oppure no. Nel frattempo, ecco, vengono immediatamente mandati i droni a minare questi gas. Camera evolutiva per Life. Camera evolutiva per So, che mettono in produzione quasi con lo stesso tempismo l'1-1 per... dall'1-1, il più 1 all'attacco per le blatte. Prime blatte che iniziano ad uscire da parte dei nostri due vici di contendenti. Ricostruzione neurale per entrambe in... Arrivo, conteggio delle unità 43 contro 40. Sì, c'è una leggera differenza, ma non è abissale. Diciamo che attorno ai 5 droni già cominciano a sentirsi palesemente le differenze. Vediamo Life che prova a buttare giù la terza base, scautatissimo da parte di So, che tenta con due Zergling di evitare questa cosa. So che però ha già buttato giù la sua da parecchio tempo, quindi deve probabilmente prepararsi a difenderla. Vediamo cosa sanno l'uno dell'altro. Vediamo, Life sa delle tre basi e non sa della terza base perché non l'ha vista mettere giù, ma sa che qui c'era un drone, quindi si immagina che la terza base possa essere stata messa in quella zona. Non c'è una seconda camera evolutiva, quindi nessuno dei due prova ad azzardare qualche potenziamento in più. Sempre due droni su questo gas. Non si capisce bene. So, ancora non se n'è accorto. Vediamo qua, esce So con tutte queste blatte e qualche Baneling. Ricordiamo che quei Baneling possono essere importanti. Questi Zergling non hanno ancora la Speed che praticamente è stata annullata da parte di Life. Non me ne ero accorto prima che venisse completata, perché era stata messa in produzione come risposta all'attacco. Poi, finito l'attacco, ha potuto usare così quei 100 di gas come per costruire delle blatte. Con quei 100 di gas si fanno tipo 4 blatte. Vediamo che c'è l'attacco, conteggio delle unità, 28 blatte per So contro le 21 di Life. Vediamo che So a questo punto prova a concentrarsi sulla terza base. Vediamo che c'è un primo ingaggio, ma c'è questo imparatore qua dietro, soprattutto questa regina che può fare per ora tre trasfusioni e quindi mantenere in vita un po' di blatte per un po' di tempo. Continuano ad arrivare blatte da parte di So, che però ha chiuso praticamente l'avversario sulla rampa e quindi può tirare qualche colpo su questa terza base. Ingaggio frontale da parte di So su Life. Entrambi hanno 1-1 all'attacco. Arriva qualche blatta dal fianco per So, che però è costretto a ritirarsi in quanto Life ha i rinforzi che possono arrivare con tempi molto minori rispetto a So. Vediamo se So proverà una nuova tenaglia. Qui si dice che addirittura una doppia tenaglia, tenaglia di Life su queste blatte, tenaglia di So su queste. Vediamo chi ne uscirà vincitore, probabilmente Life. Vediamo che continuano ad arrivare lentamente alla spicciolata tutte le blatte di So che però è costretto sulla difensiva da parte di Life. E vediamo cosa succederà in questo momento. Non mi pare che ci siano passaggi di touch in corso da parte di So che è costretto a difendersi in questo momento con un impalatore. Si è ribaltata la situazione praticamente. So ha creato anche qualche zergling, probabilmente da prendere i colpi degli attacchi delle blatte. Continua intanto questo impalatore a mietere vittime su queste blatte. Situazione ribaltata, è Life che adesso attacca e So che si difende con regine e impalatori. Entrambe le terze basi praticamente non vengono saturate perché tutte le risorse vengono destinate a questo attacco.
Attacco che praticamente richiede una lettura tattica parecchio elevata, perché si combatte praticamente con le stesse unità. Attenzione a queste regine che non debbono essere prese, arrivano altri svergini che possono creare un po' di scompiglio. E in questo caso probabilmente sì, vince So, probabilmente per la presenza di quegli Zergling e queste regine che hanno aumentato sia il DPS ma anche preso qualche colpo, specie gli Zergling. E vediamo cosa ci decideranno di fare. So non sembra intenzionato a modificare la sua army composition, sempre due droni su questo gas. Mentre vediamo che ho letto che c'è un gas in più in arrivo da parte di Life. Questo potrebbe significare che forse vuole provare a potenziare il suo esercito. Arriva l'attacco di So sulla terza base che è già abbastanza danneggiata. In caso frontale di tutte le blatte contro tutte le blatte, c'è qualche Zergling che si può prendere qualche colpo, qualche Zergling anche per Life. Vediamo chi vincerà. Arrivano addirittura le regine di So dall'altra parte della mappa per fornire supporto con le trasfusioni e con qualche attacco. Vediamo, ci sono anche due regine da parte di Life, c'è soprattutto questo imparatore che sta praticamente fungendo da ago della bilancia difensivo. Va giù l'imparatore in questo momento, vanno giù praticamente tutte le difese da parte di Life, che è costretto a rintanarsi nella sua naturale. A questo punto è costretto probabilmente sarà costretto a prendere la terza base. Continuano ad arrivare rinforzi da parte di So, e probabilmente sono queste regine che in questo momento stanno facendo la differenza con qualche trasfusione, soprattutto con il loro DPS. C'è una differenza in supply abbastanza marcata in questo momento. Andiamo a guardare un attimo il numero di droni, che in questo momento si è praticamente pareggiato. Piccolo sguardo, anche le incom sono praticamente alla pari. C'è il GG da parte di Life, So si porta sul 3-3, quindi ragazzi andremo al settimo match per sapere chi andrà in finale. Non so bene dove sia stata la chiave di volta della partita, forse l'aver portato queste regine da parte di So, che hanno praticamente fornito un bel po' di DPS e qualche trasfusione che ha poi determinato la vittoria della battaglia in questa zona. Non vorrei che quel quarto gas preso da Life gli abbia limitato di quel poco la income di minerali, tanto da non permettergli uno spawn di blatte come quello dell'avversario. Non vorrei anche che fosse stata questa piccolezza ad aver inciso. Fatto sta che So si porta sul 3-3, perciò ragazzi avremo un quarto match dove questi due se le daranno veramente senza esclusione di colpi. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, condividete con i vostri amici, indirizzi email, pagina di Facebook, sempre in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video con il settimo ed ultimo match di questa ultima semifinale del GSL Codesse, e subito dopo sapremo il nome del secondo finalista e dal prossimo video avremo la finale del GSL Codesse.